Bentrovati. Avreste mai creduto che il Covid sia proprio quel virus che ci ha stravolto l'esistenza e che ha causato più di 18 milioni di vittime nel mondo, un giorno ci avrebbe anche difesi dal cancro? Ebbene sì, non è fantascienza, è il risultato di una ricerca scientifica tutta italiana, anzi campana, condotta qui all'Istituto dei Tumori Pascale di Napoli, che ha dimostrato che le molecole del virus SARS-CoV-2 sono simili a quelle dei tumori. Da qui si può immaginare nel giro di qualche anno di arrivare a sviluppare un vaccino che ci difenda da alcuni dei tumori più aggressivi e diffusi come il cancro al colon, al seno oppure al fegato. Sembra incredibile, vero? Vi raccontiamo tutto in questa puntata della Linea. Allora cominciamo il nostro viaggio all'Istituto dei Tumori Pascale di Napoli insieme al dottore Buonaguro, con il quale possiamo cominciare a spiegare questa novità assoluta. Se ne è parlato molto negli ultimi giorni, uno studio che potrebbe cambiare il nostro approccio alla lotta al tumore con un vaccino e addirittura, cosa che probabilmente insomma nessuno immaginava qualche anno fa, tutto questo è nato grazie al Covid. Il Covid non ha portato solo danni e vittime. Sì, questa è una storia che ovviamente comincia da un po' più di tempo, nel senso che il gruppo di ricerca che io coordino qui all'Istituto Pascale sta accumulando e ha accumulato sempre più informazioni su questa omologia, su questa similitudine che c'è tra molecole che vengono presentate da microbi, e quando parlo di microbi ovviamente parlo sia di virus che di batteri, e quando parlo di batteri anche di quelli che abbiamo nel nostro organismo, cioè il microbiota gastroenterico. C'è questa notevole similitudine con antigeni, con molecole che vengono presentate dal tumore, dalle cellule del tumore. E allora, dottore, io la fermo perché adesso entriamo proprio nel laboratorio. Beh. Dove tutto questo è nato. Certo. Insieme alle tante collaboratrici e collaboratori che hanno contribuito a realizzare questo studio, che tra l'altro sarà pubblicato su una prestigiosa rivista scientifica. Certamente, ovviamente senza le persone che incontreremo dentro io sarei monco, quindi diamo il giusto risalto alle persone che lavorano tutti i giorni. E allora entriamo nella palazzina scientifica dell'Istituto dei Tumori Pascale. Dottore, cominciamo a spiegare un po' nel dettaglio come funziona questo meccanismo. Se abbiamo capito bene, avere avuto il Covid o essere stati vaccinati contro il virus SARS-CoV-2 può aver creato uno scudo protettivo in qualche modo contro alcuni tumori. È così? Sì, è esattamente così. Perché quello che noi abbiamo verificato è che, come si vede anche da queste immagini molto semplificative, se questo è un antigene che viene dal SARS, dal virus SARS-CoV-2, che ha una determinata conformazione e che quindi viene riconosciuto dal nostro sistema immunitario in quella particolare conformazione, nel momento in cui dovesse cominciare a crescere nel corpo di un individuo un tumore, delle cellule tumorali che presentano adesso questo antigene, che adesso è un antigene tumorale, ma che è molto simile a quello che noi abbiamo visto o perché ci siamo vaccinati o perché abbiamo contratto l'infezione, per il sistema immunitario non c'è differenza. Cioè vedrà la molecola espressa dal tumore, l'antigene tumorale, come se fosse l'antigene, la molecola del virus. E quindi comincia a rispondere nei confronti dell'antigene tumorale
come se fosse l'antigene del virus. Quindi quella memoria immunitaria che è stata indotta o dalla vaccinazione o dal fatto che uno ha contratto l'infezione, quella memoria immunitaria diventa adesso lo scudo per proteggerci nei confronti di un tumore che presenta molecole così simili al virus che il sistema immunitario non può distinguerle. Mimetismo molecolare, quindi in qualche modo il nostro sistema immunitario viene ingannato. Esattamente, è esattamente questo. È un meccanismo ovviamente di cui non prendiamo la paternità, nel senso che il concetto del mimetismo molecolare, come si dice in inglese il molecular mimicry, è stato descritto molti anni fa, una sessantina di anni fa, quando fu descritto per la prima volta appunto questa somiglianza che c'è tra antigeni, molecole di un microorganismo e molecole espresse dalle nostre cellule. E questo è il meccanismo alla base di molte malattie autoimmuni. Quello che noi adesso stiamo vedendo e stiamo studiando e approfondendo negli ultimi anni con il mio gruppo di ricerca è quello che di estendere questo concetto del mimetismo molecolare al tumore. Com'è nata l'intuizione? Cioè, qual è stato il momento esatto in cui è arrivata questa intuizione e si è pensato che le cose, insomma, potevano avere una correlazione? Beh, le cose in ricerca avvengono sempre per caso. Quindi qualche anno fa stavamo facendo uno studio su mutazioni che ci sono nell'ambito del tumore del fegato, che è quello che noi studiamo con maggiore interesse, e ci rendemmo conto che queste mutazioni che noi identifichiamo nel tumore del fegato avevano un certo grado di omologia nei confronti dei virus. La cosa all'inizio, devo dire la verità, ci sembrò molto strana, stavamo quasi buttando tutto nel cestino. Però poi, grazie anche alla discussione con tutte le mie collaboratrici, parlo al femminile perché sono tutte quante dottoresse, e questa cosa mi rende d'orgoglio, chiaramente, cominciammo a dire ma vediamo se questo è un caso o se invece è un fenomeno molto più generale, e da lì via via abbiamo accumulato tutta una serie di informazioni che abbiamo pubblicato, stiamo pubblicando, e ripeto, questo è l'evoluzione naturale, questo studio sulla SARS è l'evoluzione naturale. L'osservazione dei malati di Covid durante il periodo della pandemia in qualche modo vi ha aiutato? Certamente. Infatti ci sono stati degli studi in questi ultimi 2-3 anni che hanno riportato sporadicamente dei casi in cui pazienti oncologici sono andati meglio dal punto di vista della prognosi in corso della malattia di SARS. Però appunto sono degli studi, incluso uno studio anche del nostro istituto, non del nostro gruppo di ricerca, ma di colleghi clinici qui dell'Istituto Pascale. Però questa è la prima volta in cui noi dimostriamo il potenziale meccanismo che può aver determinato questa regressione o questo miglioramento in alcuni pazienti oncologici. Ovviamente tutto quello che noi stiamo descrivendo e stiamo dicendo deve essere poi validato, deve essere validato dal punto di vista epidemiologico, quindi soltanto nei prossimi mesi e anni vedremo se è vera questa cosa, cioè se la presenza di questa omologia tra gli antigeni tumorali e quelli virali, se la presenza di queste cellule del sistema immunitario che reagiscono sia contro l'uno sia contro l'altro, saranno poi veramente così potenti da proteggere o da migliorare la prognosi di determinati tumori, quali quelli del seno, del fegato, del colon o del melanoma. Dottoressa Tagliamonte, intanto complimenti perché un team quasi tutto al femminile. Tutto al femminile tranne il direttore del laboratorio.
E questo è molto confortante. E allora, intanto il suo ruolo anche all'interno di questo studio. Allora, io sono dirigente biologo della struttura e sono, diciamo, una delle ricercatrici più diciamo veterane, sono la senior del gruppo. Sono qui in istituto da più di 20 anni, mi sono laureata, quindi sono cresciuta praticamente in questo istituto. In particolare abbiamo voluto, diciamo, validare sperimentalmente le nostre ipotesi e quindi dimostrarle in che modo. Abbiamo lavorato su sangue periferico, quindi sangue di pazienti, di soggetti che hanno o avuto l'infezione da SARS o sono stati vaccinati. E quindi quello che abbiamo fatto, abbiamo voluto dimostrare questo concetto del molecular mimicry, cioè la capacità del nostro sistema immunitario di cross reagire contro antigeni presenti sia presentati dal virus, ma anche da certi tipi di tumore. In sintesi, la nostra idea qual è? È che se per esempio nel momento in cui noi veniamo esposti a un, in questo caso al SARS, ma in generale ad un microorganismo, le nostre cellule, queste sono le famose cellule CD8T del nostro sistema immunitario, saranno attivate da questi antigeni, da queste molecole del virus. E quindi verranno presentate, il peptide verrà presentato alle cellule T e quindi queste attivate saranno in grado di distruggere le cellule infettate dal virus o da un microorganismo in generale. Nello stesso momento, quando si sviluppa un tumore all'interno di un soggetto, queste cellule, se le molecole presenti sul tumore sono simili o praticamente spesso capita che siano identiche a quelle espresse dal microorganismo, la stessa cellula è in grado di riconoscere, cioè il sistema immunitario è in grado di riconoscere queste, le cellule tumorali che esprimono quella molecola e le distrugge. Nel momento in cui appunto questo soggetto che ha questa memoria immunologica indotta dal microorganismo sviluppa un tumore, queste cellule attivate in precedenza si riattivano, quindi è come praticamente funziona un vaccino, si riattivano e distruggono o rallentano di tanto la crescita tumorale. Concetta Ragone, allora ci fai vedere, per far capire anche alle persone a casa, il concetto di cross reazione. Certo, allora nello specifico che cosa abbiamo fatto? Quindi, come ha accennato la dottoressa Tagliamonte, abbiamo lavorato su sangue periferico, quindi soggetti che avevano avuto la vaccinazione e che quindi verosimilmente avevano sviluppato una memoria immunologica nei confronti delle cellule CD8, sono stati trattati con praticamente dei destrameri, ovvero delle strutture che riescono a legare le CD8 attivate anche specificamente, perché praticamente questi destrameri sono caricati con i nostri antigeni specifici, quindi gli antigeni che noi abbiamo sono stati somministrati durante le vaccinazioni e i nolo analoghi appunto dei tumori associati ad antigen, ovvero degli analoghi di questi peptidi della controparte quindi tumorale. Quindi che cosa abbiamo fatto? Andando a mettere in contatto quindi le cellule del sangue periferico con i peptidi che sono contenuti in questo caso nel vaccino e con i peptidi analoghi, quindi i peptidi potenzialmente cross reattivi derivati dal tumore, quindi dalle proteine tumorali, abbiamo visto quindi questa risposta e nei confronti dell'antigene, quindi del vaccino, e nei confronti dell'antigene appunto tumorale. E la cosa più sorprendente, come possiamo vedere in questo riquadro, è che moltissimi CD8, quindi
quindi moltissime cellule attive del sistema immunitario, riescono a riconoscere simultaneamente e l'antigene contenuto nel vaccino e l'antigene appunto derivato dalla proteina tumorale. E quindi questo potrebbe essere appunto una dimostrazione, quindi appunto sperimentale, che le nostre cellule immunitarie, nel momento in cui hanno visto il vaccino o hanno visto appunto il virus, sviluppano questa memoria immunologica, quindi una memoria immunologica delle cellule CD8, che nel momento in cui quindi vengono a contatto con una proteina appunto tumorale, riescono ad attivarsi e quindi a rispondere verso il tumore, si spera. Posso chiederle, il CD8, non l'abbiamo CD8, detto tante volte, giusto per spiegare che cos'è il CD8? Le cellule CD8 ci permettono di andare ad analizzare una sottopopolazione linfocitaria e quindi di vedere se quei determinati linfociti di un paziente sono in grado di interagire, di attivare, di rispondere a un determinato antigene, come in questo caso. In questo caso cosa abbiamo fatto? Abbiamo confermato la cross reattività che è stata fatta vedere prima da Concetta Ragone, abbiamo isolato i PBNC, quindi dal sangue periferico di un soggetto sano, quindi non vaccinato, e un soggetto vaccinato, abbiamo stimolato le cellule del paziente con il peptide proveniente dal vaccino e quello ha un analogo al tumore, abbiamo visto come effettivamente i nostri CD8 producono interferon gamma. C'è una risposta di produzione di interferon gamma sia nel antigene associato al tumore che in quello appartenente al vaccino. Questo è il nostro controllo positivo, invece nel soggetto non vaccinato vediamo che non c'è risposta. Questo conferma ulteriormente la cross reattività. Dottore, una cosa l'abbiamo capita fino a questo momento, cioè che aver fatto il vaccino per il Covid può risultare vantaggioso anche in futuro, magari per difenderci da qualche forma di tumore. Esatto, mi fa piacere che il messaggio sia arrivato, perché altrimenti si rimane sempre con il retropensiero che i vaccini siano soltanto delle cose negative. Certo, questo è quello che noi stiamo proponendo, ma come ripeto è quello che poi deve essere verificato nei mesi ed anni a seguire, chiaramente. Ecco, che cosa ci si aspetta? Intanto la seconda fase di questo studio che cosa prevede? Avete già i finanziamenti per portarla avanti? Parliamo insomma dei prossimi step. Allora, per quanto riguarda i finanziamenti, devo essere onesto, noi siamo in un momento di grande vantaggio, nel senso che il PNRR è stato ben speso sia dal Ministero dell'Università che dal Ministero della Salute, e quindi ci sono tutta una serie di progetti che sono stati finanziati all'Istituto in generale, con un risultato veramente eccezionale, eccellente in generale, e anche il nostro gruppo chiaramente è stato finanziato da finanziamenti del PNRR. Cosa vi aspettate, dottore? Quale potrebbe essere poi la ricaduta anche sulla vita delle persone? Perché potenzialmente ci sembra una piccola grande rivoluzione. Allora, quello che noi ci aspettiamo, il nostro sogno ovviamente, è quello di poter utilizzare, diciamo, a nostro vantaggio, chiaramente non a nostro del nostro laboratorio, ma a nostro come umanità, il vantaggio di sfruttare queste omologie per poter risolvere un problema che è un problema annoso nello sviluppo dei vaccini del tumore, perché i vaccini contro il tumore, che chiaramente sono sviluppati in tanti laboratori del mondo, ovviamente non siamo assolutamente gli unici a fare questa cosa, fino ad oggi non hanno dato i risultati che noi speravamo. Uno dei motivi fondamentali è che la stragrande maggioranza di questi vaccini è basata su queste molecole che sono espresse dai tumori, che però sono praticamente le stesse molecole che vengono espresse a basso livello da tutte le cellule normali, e quindi il nostro sistema immunitario, per la sua natura, non deve
reagire nei confronti degli antigeni delle nostre stesse cellule, altrimenti noi non esisteremmo, saremmo stati già tutti quanti eliminati dal nostro stesso sistema immunitario. Quindi aver scoperto e scoprire sempre di più che molecole antigeni di un agente estraneo, come un virus, come un batterio, come in questo caso SARS, che sono leggermente differenti da quelli che noi abbiamo sulle nostre cellule e che quindi il nostro sistema immunitario lo deve attaccare. Ed essendo così simile alle cellule, alle molecole del tumore, il sistema immunitario poi involontariamente, senza saperlo, combatte anche il tumore, noi pensiamo che questo sia la vera chiave di svolta. Ecco, la chiave di svolta per il momento solo per alcuni tumori, quali in particolare? Allora, questo studio, quello che abbiamo dimostrato nello studio è che queste molecole del virus SARS-CoV-2 hanno questa elevata omologia nei confronti di antigeni dei tumori del seno, del fegato, del colon e del melanoma. Quindi questi sono i tumori che noi proponiamo e speriamo che siano contrastati dalla memoria immunitaria sviluppata in corso o di infezione o indotta dalla vaccinazione che abbiamo fatto praticamente quasi tutti. Però voglio dire, sulla scorta di questa nostra osservazione, ovviamente noi andremo a guardare sempre di più a altri antigeni, anche di altri virus, che ci possano permettere di coprire uno spettro molto più ampio di tumori. E in particolar modo cercheremo, come stiamo già cercando e come in parte abbiamo già osservato, di utilizzare antigeni, sempre da microbi, che possano coprire antigeni tumorali presenti su vari tipi di tumore, in maniera tale che il nostro obiettivo ultimo sarà quello di sviluppare vaccini, a questo punto potenzialmente anche preventivi e non soltanto terapeutici per il tumore, ma non solo per un unico tipo di tumore, ma per uno spettro molto ampio di tumori. Davvero, insomma, un'utopia. Quanto tempo ci vorrebbe, secondo lei, per raggiungere questo risultato? Abbiamo avuto una dimostrazione pratica di quello che è successo durante il Covid, no? Il Covid ci ha insegnato che quando c'è la volontà, in 2 anni o in 1 anno addirittura, con finanziamenti adeguati e con la volontà, si può arrivare anche in 1 anno a fare questa cosa. Ovviamente non mi aspetto una situazione del genere in questo di quello di cui stiamo parlando, quindi nelle più rosee aspettative, avendo i finanziamenti giusti, avendo tutto quello che va, io penso che in 6-7 anni si potrebbe arrivare a questo. Dottore, un passaggio l'abbiamo fatto prima e io, insomma, vorrei tornare su questo aspetto, perché appunto rispetto ai vaccini, proprio durante il Covid si è sviluppata, diciamo, una resistenza culturale, vogliamo chiamarla così, non solo nel nostro paese ma in tutto il mondo. Certo. Ecco, quindi la diffidenza anche verso quello che è un vaccino va sconfitta prima di tutto sul piano comunicativo e culturale. Ecco, che cosa possiamo fare di più per portare alle persone a casa, insomma, un messaggio chiaro anche di serenità e di fiducia rispetto alla ricerca scientifica? Allora, il messaggio che dovrebbe essere chiaro a tutti è che qualunque azienda o qualunque, diciamo, entità che sviluppa un nuovo farmaco o un nuovo vaccino non ha nessun interesse a produrre e a somministrare o a far somministrare alle persone qualcosa che sia tossico. Cioè questa spectre da 007 ovviamente non esiste. Chiaramente deve essere chiaro a tutti che niente di quello che noi assumiamo dai cibi, ma soprattutto anche dai farmaci e quindi dai vaccini, rischio zero. Non esiste nulla che ha rischio zero. Quindi bisogna sempre avere in mente che un certo numero di casi
di effetti collaterali ci possano essere, ci sono stati, ci sono e ci saranno sempre per qualunque farmaco, qualunque vaccino che noi assumiamo. Chiaramente il rapporto rischio-beneficio deve essere sempre molto alto, cioè bisogna avere un grandissimo beneficio e un minimo rischio, ma minimo rischio, non rischio zero. Quindi quello che, ripeto, il messaggio che si può dare è che appunto le persone devono essere tranquille e sicure che qualunque cosa che viene sviluppato è fatto per essere con il più alto standard di sicurezza e quando viene dimostrato che è efficace bisogna essere convinti di questa cosa. Ma, come al solito, non esiste rischio zero e quindi tutti dobbiamo essere consapevoli che un minimo rischio ci possa sempre essere. Minimo però, perché altrimenti il gioco non vale la candela. Dottore, c'è un altro aspetto molto bello di tutta questa vicenda e dello studio che avete condotto, è che si fa a Napoli. Si fa qui, a Napoli, al sud? Beh, è normale. E questa dovrebbe essere la reazione di sempre, e però diventa sempre una cosa eccezionale. No, ma non è vero, dobbiamo sfatare questo mito. Le cose che si fanno a Napoli non sono delle cose eccezionali nel senso che sono un'eccezione rispetto alla normalità. Napoli dal punto di vista scientifico, medico-scientifico, non è seconda a nessuno, ma non solo in Italia, a livello internazionale. Noi qui in istituto abbiamo colleghi di primissimo livello a livello internazionale, a livello mondiale. Primo fra tutti, ovviamente, non è possibile non menzionare il collega Paolo Ascierto, ma voglio dire, l'istituto è pieno di colleghi di altissimo livello e sicuramente negli ultimi anni abbiamo avuto un grandissimo impulso sotto questo aspetto, anche da parte del direttore generale, del dottor Bianchi, e in questi ultimi due anni del direttore scientifico, del dottor Budiglioni. Quindi niente di quello che succede qui è eccezionale nel senso di eccezionalità rispetto a quello che la narrazione della Napoli guascona o della Napoli scugnizza. Sappiamo fare le cose, le sappiamo fare bene, tanti di noi, non soltanto io con il mio gruppo, e abbiamo i fondi, sappiamo usarli, abbiamo la testa per poterli fare. Beatrice, tu hai fatto un'esperienza anche all'estero. Sì. Hai avuto modo di mettere a confronto il vostro tipo di lavoro con quello dei colleghi a Copenaghen, giusto? Sì, sono stata 3 mesi presso la DTU di Copenaghen, grazie ad un progetto con un'associazione TUSI che si occupa appunto di finanziare progetti all'estero per dottorandi. Noi dal punto di vista dell'approccio, dal punto di vista delle idee, dal punto di vista della formazione non abbiamo veramente nulla da invidiare, lo dico con molta onestà. Soltanto che lì si investe molto di più nella ricerca, quindi io fondamentalmente lì sono andata ad utilizzare una tecnologia innovativa che permette di screenare, come vi hanno spiegato prima le colleghe, noi andiamo a valutare la reattività delle cellule CD8+ nei confronti di un antigene. Lì hanno messo a punto questa tecnologia che permette di screenare fino a 1000 peptidi in contemporanea, quindi è una tecnologia che ti consente con poco materiale di partenza, poco materiale biologico, di ottenere moltissime informazioni. È una tecnologia high throughput che qui ovviamente sarebbe difficile da utilizzare a causa degli elevati costi fondamentalmente. Quindi quello che hanno in più è che viene investito molto sulla ricerca. Qui un po' di meno, però a livello di competenze non abbiamo nulla, devo dire la verità. Immagino che da tanto tempo hai investito gran parte della tua vita nella ricerca. Sì.
sì, sì. È una non so come spiegarlo, è una passione. Tornando indietro a volte dico no, ma non mi conviene, non lo rifarei, invece no, proprio lo rifarei. Perché l'entusiasmo... Sì, l'importante, finché c'è l'entusiasmo si va avanti. Non è semplice, ma credo che nessun lavoro sia semplice, ci siano alti e bassi in tutti i lavori, quindi però è bello. Grazie al PNRR due giovani laureate sono appena entrate nel team scientifico dell'Istituto Tumori Pascale di Napoli. Sono da ottobre insieme alla mia collega e ho partecipato a questo avviso di selezione per il PNRR e ho avuto una grande opportunità ad essere qui in questo istituto che comunque è un fiore all'occhiello della ricerca del sud Italia, in particolare della nostra regione. L'immunologia è sempre stato un po' il mio ambito di interesse e quindi ho avuto la fortuna di poter continuare in un qualcosa che mi piacesse. E ho trovato un gruppo di ricerca accogliente, ho trovato i fondi per poter lavorare, ho trovato una serie di cose che facilitano anche il lavoro di noi più giovani. Se non ci fosse stata questa opportunità del PNRR, saresti andata via? Avevi già guardato fuori dalla tua regione? Io non sarei andata via e non sono mai voluta andare via dalla mia nazione innanzitutto. Mi sono laureata diversi anni fa, non sono proprio neolaureata e ho sempre lavorato in Italia. Ho trascorso 3 anni a Roma e poi sono ritornata qui perché il mio desiderio era quello di rimanere a lavorare nella mia città e non ho mai voluto andare fuori da quando mi sono laureata e anche se i contratti di lavoro sono stati sempre contratti a tempo determinato, però mi hanno dato comunque la possibilità di poter lavorare nella mia regione ad una cosa che mi piace fare. Simona è l'ultima arrivata di questo team di ricercatori, da poco laureata. Sì. Mi sono laureata giugno 2023 e sono arrivata qui con il bando PNRR. E quindi si comincia ora. Come ti sei trovata e come sta andando? Sta andando molto bene perché noi siamo arrivate qui, io e la mia collega, entrambe con il PNRR ad ottobre, per cui insomma siamo qui da poco tempo, però ci stiamo trovando molto bene, qui al Pascale si sta bene sostanzialmente. Avevi immaginato di restare nella tua regione quando ti sei laureata o stavi già pensando di andare via? Inizialmente pensavo di andare via, soltanto che poi mi è stata offerta insomma questa opportunità per cui l'ho colta al volo, anche perché io sono di Benevento, per cui non sono molto distante da dove lavoro, quindi è giusto così. Che cosa vuoi fare dopo? Dopo come immagini il tuo futuro? Dopo questa esperienza vorrei sicuramente proseguire qui perché mi piacerebbe tantissimo, anche perché qui sto bene e quindi speriamo che ci sia un qualcosa di determinato però nel tempo. Grazie.